1, 2, 3, via. Ci siamo. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'intervista. Ospite di questa serata, Giuseppe Calini, musicista e rocker che questa sera, appunto, ci presenterà il suo 18° album dal titolo Polvere, Strada e Rock and Roll. Ma dopo la sigla. Eccoci qua. Ciao, Benvenuto. grazie mille. Grande Giuseppe Calini, che onore. È bello averti. Grazie mille per avermi ospitato qua. È davvero un piacere, grazie mille. Eccoci qua. E ci piace anche questo accento. Caro Giuseppe, benvenuto all'intervista. La tua ultima fatica, e vorrei proprio definirla fatica, discografica, ha un titolo di spessore, anzi direi quasi catartico, da cui si evince un certo riscatto nei confronti di un percorso duro e faticoso, correggimi se sbaglio, e lo deduciamo anche dai titoli. Allora, io ho qui il tuo CD, 18° CD, Take Me Home, biglietto per la vita, bellissimo questo titolo, ritorno in Alabama, Goodbye Route 66, guardo, sorrido e dico io non ho, viaggio nel mondo. Un blues che non ascolterai mai, quello che ci metti dentro, spara, spara ancora. Etichetta Music Force, potrete trovarlo in tutti gli store e online, anche su Amazon. Andate su Amazon, cercate Giuseppe Calini, Polvere, Strada, Rock and Roll oppure altri suoi CD, cliccate su Acquista ora e nel giro di un giorno, 2 giorni, insomma, lo avrete subito. Allora, quant'è polverosa la strada del successo? Che bella domanda, è piena di polvere, piena di polvere, però bisogna farla via man mano che si cammina. Questo disco, Polvere, Strada e Rock and Roll, dà proprio l'immagine, no? L'idea del rock and roll di quelle strade un po' americane. Che cosa sono? Sono la vita. Questo disco qua c'è proprio, beh, che è nato da una storia vera. Posso parlare un po'? Dimmi se devo. Io Ma vado va tranquillo. tranquillo. Devi. Racconta una storia vera, un'ingiustizia subita da un ragazzo. Io sono fatto un po' la mia maniera, non sopporto le ingiustizie. Se vorrei, magari vai a vedere un po' quello che ho fatto, così anche per il Vajont. Ogni tanto lo dico perché, insomma, è un'altra grandissima ingiustizia che è successa. E ancora adesso trattano male quei 30 bambini che erano sopravvissuti, che adesso ormai hanno 70 anni, no? E io ho preso le loro difese perché, insomma, beh, ti lascio un punto di domanda, così andrai Andremo a a scavare e poi seguire quella. Esatto, un'altra volta ne esatto. riparleremo qui, magari in diretta. Di questa storia. Va bene, quindi questo per le ingiustizie. Quindi racconta proprio una storia, un'ingiustizia subita, per cui ho difeso questo ragazzo, insomma, alla fine, e dopo tutto quello che è successo, mi ha regalato, mi ha fatto un regalo stupendo, una chitarra, una Fender americana, una Telecaster, a Natale, e nei 10 giorni tra Natale e subito 10 giorni dopo, ho scritto 10 canzoni che raccontano questa storia. 10 canzoni, 10 auguri, un titolo, biglietto per la vita. Ecco qua da dove è nata questo album. Wow, biglietto per la vita, quindi è uno dei brani che tu ci consigli di ascoltare in primis. Certo, sì, c'è un Allora, vabbè, video, però. ma al di là di questo quest'aneddoto, no, che hai raccontato su questa ingiustizia, raccontaci invece di questo tuo esordio. Cioè, allora, il tuo è un rock primordiale, Sì, ecco, cercavo il termine più appropriato. Il rock che si ascoltava quando noi eravamo ragazzi, sì, adesso qualche anno fa. ci sono altri generi, ma è un rock puro che ancora si ascolta. Io ho dei figli che hanno 25-30 anni e loro ascoltano gli stessi brani che ascoltavamo noi prima, perché di ottima musica, poi dopo non è che ce ne sia stata molta, È vero, è me lo vero. dirai,
Allora, raccontaci invece del tuo esordio con la musica, cioè quali artisti hanno ispirato Giuseppe Calini? Perché voglio vedere se poi coincidono con quelli che avevo io. Allora, sì, io faccio è un po' strano per un italiano, però io faccio la musica più che altro inglese, quella classica, del rock inglese degli anni 70. Il mio gruppo preferito da sempre sono gli Status Quo, che secondo me è rock, gruppo rock per eccellenza. Loro vivono la loro musica, cioè non la fanno, non hanno bisogno di vestirsi per essere sul palco. Condivido, Un po', bello. anch'io sono così, non, cioè, il rock è proprio questo rock, quello vero, sincero, è uno stile di vita e secondo me proprio, resiste negli anni perché i suoni sono quelli veri. Io uso forse solo il distorsore come ogni tanto come effetto, non ho grandi effetti, quindi è come un cantante che registra una canzone solo con la chitarra, col piano. Non invecchierà mai, sarà sempre bella. Invece tutti gli effetti, anche belli, che sono stati negli anni 90, gli anni 80, vedi, sono diventati vecchi. Se tu ascolti una canzone degli anni 80, pur bella che sia, però senti che è datata. Un rock and roll, chitarra, basso e batteria, pulito, rimane per sempre. Un po' la mia musica è un po' così, soprattutto è sincera, dai, è sincera. No, caspita. Senza frozzoli. E oltre agli status quo? Allora, gli Status Quo sono stati i primi, poi mi piacciono molto gli Uriah Heep, un po' i soliti standard, sai, tutti Però dicevano di Purple e Led lì stiamo sul rock progressivo, però, cioè più heavy metal, diciamo. Sì, beh, l'heavy metal poi è arrivato un po' dopo, no? Gli anni 70 era proprio l'hard rock, quelle canzoni erano veramente hard, sentendole adesso sembra proprio rock normale, perché insomma tutto Belli. si evolve, sembra, però in effetti, cioè, gli Sweet per esempio mi piacevano tantissimo, un gruppo eccezionale, erano veramente bravi, era più che altro, arrivavano tutti dall'Inghilterra, ed erano canzoni proprio fatte suonate con le chitarre, perché poi dagli Stati Uniti sono arrivati i primi erano i Grand Funk Railroad, non so se ti ricordi, bellissimo nome, grande paura della ferrovia, no? Gli indiani che vedevano arrivare la ferrovia, e Sì, questo sì, sì, gruppo sì, sì, sì. ha preso questo nome, e da lì hanno cominciato con le tastiere, con i suoni più moderni, insomma, beh, questo è Penso che un sono degli anni irripetibili e che non è po'. Sì. possibile nemmeno raccontarli. Io mi ricordo quando si andava in giro, e tu lo ricorderai benissimo, vogliamo evocarlo, rievocarlo per questi ragazzi che non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi, perché adesso è tutto così digitalizzato e miniaturizzato. Noi andavamo in giro con impianti stereo di questa portata, che portavamo sulle spalle, e giravamo di notte e di giorno con questi impianti, che erano grandi quanto un tavolino di casa, che avevi sulle spalle, e camminavi così mentre ascoltavi i King Crimson in piena notte, o i Sì, Supertramp, o i Pink Floyd, è o i vero, Genesis, sì. Jethro Tull, e tutti questi straordinari Era artisti. proprio così. Secondo me è vero, sono stati degli anni davvero irripetibili. E io li chiamerei anche della sperimentazione, perché gli anni 60 c'era l'inizio e nei 70 è nato poi tutto. E non c'è stato più niente come quegli anni lì. Ormai è cambiato tutto e sarà sempre diverso. Poi, per carità, arriveranno altre cose nuove, però quegli anni sono stati quelli in assoluto i migliori, quelli in cui non c'era naturalmente lì o sapevi suonare o non incidevi, c'erano le bobine, il nastro, quindi quando si sbagliava qualcosa si doveva rifare tutto dall'inizio alla fine, no? Ormai studio è un attimo, tic tic, metti a posto, e io sempre fedele un po' a me stesso e al mio modo, tu pensa, io registro senza PC. Io registro sempre col mio mixer e basta. Poi in studio fanno i fonici, fanno quello che devono fare, fanno loro, ma io registro solo col mixer. Bello. E se dovessi invece, se ti chiedessi invece di quelli attuali, cioè chi è che ascolti, Ah, guarda, guarda, è qui. è un po' Ti difficile. posso dire che l'altro ieri ho comprato un CD dei Cheap Trick, ma sono anche loro, arrivano da quegli anni là. Attuali, non saprei tanto cosa dirti, mi Non so, spiace. Non, Joyce non, Satriani, Steve Ah, no, Vai, questi certo, quali sì. sei? Sì. Allora, questi sono arrivati tutti dopo. Sai cos'è la differenza? Che tra quelli che piacciono a me c'era più feeling. Questi sono maestri, sono bravissimi, ma è tutta tecnica. E allora è una musica molto fredda. Molto fredda. È come uno specchio, è perfetto, un cristallo. Ti ricordi il disco degli Yes Tormento?
quello era un capolavoro, che però lo prendi e hai paura quasi di metterlo sul piatto per non rovinarlo, lo metti lì. Invece quando ma sento... Anche, ma il vinile e poi le copertine dei vinili certo. Delle opere d'arte, che erano proprio d'arte. Sì. Quelle le faceva Roger Dean, sì, erano dei capolavori. In effetti quando ero giovane compravo gli LP sempre, mi mettevo sul mio letto in cameretta e leggevo dalla prima... Per quanto riguarda la tua grafica, a chi ti rivolgi? Cioè, lo fai tu? Sì, no, ci sono degli studi, io sì, dico più o meno, e beh, quello deve è quello lì, la strada, la polvere e il rock and roll con quella chitarra. Può certo, essere Legnano, se... può essere Legnano questa, vista così. Ma Legnano è una bella città, beh, lì non è Legnano, quello è l'Alabama, il disco precedente era l'Alabama, e sono stato contento di come è andato, quindi ho fatto un pezzo in cui ritorno in Alabama, dai, anche in questo disco qui. Straordinario, io stavo ascoltando. Beh, ti ho ascoltato anche questa sera e sinceramente tu mi hai consigliato di andare a vedere anche il video, poi dopo insomma vado a vedere il canale YouTube con tutto quello che c'è. Ma Giuseppe, che non lo sanno forse, non tutti lo sanno, ma imprenditore e rocker. E come riesci a conciliare le due attività? Allora, mi sembra che si chiamino poi La Luna nel Pozzo, certo, Welcome sì. Hotel, quindi siamo sì, in Alabama sì. Quasi qua con i titoli. Allora, che roba è? Cioè, che... Insomma, nella vita bisogna fare tante cose. Io ho sempre suonato. Purtroppo mio padre è morto che ero molto giovane, avevamo una ditta di famiglia che non era neanche così piccola, quindi ho dovuto quei tempi smettere di suonare dal vivo, ma il contratto discografico andava avanti. E allora poi dopo abbiamo ceduto quelle quote, abbiamo aperto un albergo e un locale qua a Legnano e speravo di avere anche un po' più tempo. Poi il tempo è sempre, tu lo sai, dopo i 20-25 anni il tempo vola sempre, ma soprattutto adesso non riesci a stare dietro a tutto, è un peccato. Cerco di fare però quello che faccio, di farlo sempre bene, il tempo è poco. Ho questo locale che l'ho aperto con mia moglie 25 anni fa qua a Legnano. Abbiamo voluto portare il mare a Legnano, sai, un po' di palme, luci colorate, facevamo arrivare da Riccione le piadine fresche, non esistevano qui. Bisogna sempre fare qualcosa di diverso, e sempre con la musica, le mie chitarre ce le ho sempre, e quella, la musica fa parte della mia vita. Io non devo suonare perché devo vendere, perché mi vengono così le mie canzoni, allora le scrivo, come dicevo di stato scuola, non ho bisogno di vestirmi per salire su un palco, sono così, il rock... Non lo si fa, o lo si è o non si è, questo rock. Ti chiedo un'ultima cosa. Certo. E poi Legnano, cioè una città, la tua città, certo, che ricorre anche in diversi riferimenti, ma che ritroviamo anche come protagonista in due brani che sono andato a scavare, a cercare, Legnano d'inverno e rock nella mia città. Che rapporto ha Giuseppe con la sua città? Cioè, che cosa devi a Legnano, visto che la citi nelle tue canzoni? Cioè, per quale motivo parli? Sì, ma io sono innamorato della mia città, sto benissimo, mi piace moltissimo, sono proprio legato alle mie origini, alla mia terra. I miei nonni hanno lavorato tanto e Legnano è una città fantastica. Guarda, ti dico due cose. Ti dicevo, Legnano e Roma sono le due città nominate nell'inno nazionale. A Legnano nel 1176 c'è stata la prima battaglia per l'indipendenza d'Italia, quindi la storia d'Italia è nata a Legnano. Pochi lo sanno, il tricolore è nato qua, quando c'era la famosa Lega Lombarda, non quella che poi ha preso il Bossi, che ha sconfitto il Barbarossa. Quindi pensa, da Rimini sono arrivati i comuni, Rimini, Pavia, si sono trovati tutti qui, hanno combattuto contro i tedeschi, li hanno battuti, e da qui poi è iniziata la storia d'Italia. Legnano, pochi lo sanno, la Fiat, era la Fiat, fabbrica italiana automobili Legnano, incredibile, biciclette Legnano, 6 volte campione del mondo, la maglia Legnano, lilla, come si può non amare una maglia, unica in Italia. Io ho fatto anche l'inno per il Legnano Calcio, quindi figurati come sono legato alla mia città, no, guai, assolutamente. Insomma, ci sono tante cose. Un mese fa è uscito un mio singolo, che è l'unico che non ho messo in vendita, perché ho fatto un regalo alla mia città, che si chiama Quelli di Legnano. Anche quando vorrai, se vorrai e avrai un po' di tempo, prova a guardarlo su YouTube, ci sono le immagini della mia città e un bel testo, dai, noi quelli di Legnano, noi quelli del guerriero, di Alberto da Giussano.
Ebbene, cultura, progetto per la condivisione, è qui con noi Giuseppe Galini, rocker e imprenditore di Legnano, che ci ha onorato con questa sua partecipazione Grazie. e che abbiamo già avuto modo di incontrare anche in diretta. Noi vi ringraziamo e vi ricordiamo che potete iscrivervi a questo canale, quindi per condividere quello che stiamo facendo e far viaggiare la voce di tantissimi autori e artisti internazionali, ma soprattutto questi nostri nazionali, questi grandi talenti come Giuseppe Galini. Allora, ricordiamo ancora, dove possiamo trovare questo? In tutti gli store? Dappertutto, dappertutto, dentro gli store, se non si trova anche su Amazon, c'è online, andate nei negozi sotto casa, chiedete, Music Force sono veramente bravi, distribuiscono, siccome Ager, e sì, dopo un giorno o due arriva. Ascoltatelo, io dico sempre istruzioni per l'uso, ascoltare spesso ad alto volume. Bellissimo, ti piace anche la grafica, cioè molto evocativa questa foto. È un po' quello scenario tipico che si vede nei classici film americani, no? Sì, sì, Molto sì, sì, sì. desolate, desolate, così. Allora, la vita è una strada polverosa, però voglio dire, si affronta con il sorriso e Giuseppe ha un Sì. sorriso straordinario. Guai se non fosse così. È una Grazie. positività incredibile. Grazie mille Giuseppe di essere stato qui con noi. Grazie Grazie per davvero per avermi l'invito. ospitato, è stato davvero un piacere, grazie mille, grazie a tutti. A presto. Alla prossima, arrivederci a tutti. Ciao. Grazie, ciao, ciao.